Consigliera, quest'oggi un gruppo di attivisti, ma anche consiglieri comunali, insieme a lei regionale, dice no all'alleanza a sostegno di Manfredi. Perché? Sì, il gruppo che qui è rappresentato nasce dalla volontà degli attivisti. Attivisti che non si riconoscono in questa scelta calata dall'alto, che non si riconoscono in questa coalizione che sembra che a tutti i costi debba essere ripetuta quasi come una fotocopia, così come è stata a Roma anche nei comuni. Nei comuni la situazione è assolutamente diversa. I partiti, il PD in modo particolare, noi conosciamo bene come è amministrato, l'abbiamo contrastato per anni. Un'alleanza sui territori è assolutamente un suicidio. Ma voi avrete un vostro candidato o magari voterete qualcuno di quelli già in campo? No, noi avremo un altro candidato che sarà quello che sarà scelto così come si è fatto finora. Si sceglierà un candidato che sarà il candidato del Movimento 5 Stelle tra quelli che desidereranno partecipare a questa battaglia. Quindi si frammenta il Movimento 5 Stelle, però anche l'alleanza intorno a Manfredi non è ancora chiara, perché a contestare il patto del tavolino di Posillipo sono stati anche Italia Viva e i Verdi. Quello che succederà adesso evidentemente è causato da una alleanza che evidentemente si appoggiava su sabbie mobili. Quindi quello che succederà lo vedremo, sarà colpa di chi ha stretto questi patti. Ma voi avete avuto un dialogo con 5 Stelle Roma per quanto riguarda questa candidatura? Nessuno, assolutamente nessun consigliere, in modo particolare comunali e municipali, ma neanche io che sono l'unica rappresentante napoletana in regione, ho avuto contatti prima che si facessero questi tavolini da bar. Pure il prossimo sindaco di Napoli, che sarà il sindaco anche dell'area metropolitana, dovrà spendere i soldi del recovery fund. Questa è la cosa grave e importante da prendere in considerazione. Un sindaco che non è soltanto sindaco di Napoli, ma della città metropolitana. 5 anni fa lei era il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, ora invece siete frammentati dopo il cosiddetto patto del tavolino a sostegno di Manfredi. No, non siamo frammentati. Il percorso del Movimento 5 Stelle è lo stesso del 2011 e del 2016. C'è la stragrande maggioranza degli attivisti che si è espressa sia a livello regionale sia a livello locale. Dal Ramada in poi, dall'assemblea regionale in poi, è sempre stato detto no alleanze. È stato fatto votare su Rousseau la possibilità che i territori si esprimessero sulle alleanze, ma non strutturali. I territori hanno risposto no e si continua a dire che il Movimento 5 Stelle si allea con i partiti tradizionali a livello elettorale. Questo è un insulto, è uno scavalcamento sia degli attivisti che hanno votato, sia dei portavoce locali, sia degli attivisti locali che dicono con forza no alleanze. Lo stiamo dicendo a Napoli, lo stanno dicendo degli attivisti a Bologna, i due consiglieri di Milano non hanno partecipato all'incontro con Giuseppe Conte e hanno partecipato solo esponenti regionali in dissenso con questa linea. Quindi è una cosa che sta montando in tutta Italia. Riceviamo notizie di consiglieri, portavoce locali in tutta Italia, dal centro al sud e al nord Italia, che si stanno opponendo. A Lissone, in provincia di Milano, andrà da solo il Movimento 5 Stelle. In Puglia mi dicono che c'è una rivolta. A Bologna sto dicendo c'è una rivolta rispetto a un apparentamento col Partito Democratico. A Napoli sta succedendo la stessa cosa. O qualcuno vede questi segnali che il Movimento 5 Stelle ha dei principi, ha una linea politica che non viene svenduta, oppure si dovrà accorgere che non rappresenta più i territori. In sostanza voi andrete da soli con il simbolo 5 Stelle? Noi cercheremo di andare col simbolo 5 Stelle, se qualcuno ce lo impedirà dovrà dirlo legalmente e politicamente che noi non possiamo andare come 5 Stelle con la scelta del candidato, con il programma costruito dal basso. Io vorrei sapere che tipo di programma, di che tipo di programma parlano i deputati e senatori che vanno a sedersi al bar col Partito Democratico, che dichiarano a voi giornalisti stiamo parlando di programma. Io l'unico programma che posso considerare è quello che è uscito da un anno e mezzo di tavoli e che presenteremo il 5 giugno. Ma in assenza della piattaforma Rousseau come lo sceglierete il candidato? Dovremo trovare la modalità, perché se la piattaforma Rousseau è inibita a questo uso dalla votazione come sempre è stato, e la democrazia dal basso è questa, sono i cittadini che si scelgono i rappresentanti delle istituzioni, se questo viene negato troveremo le modalità.
dovremo trovare delle modalità. Che vuol dire che andrete avanti legalmente? Legalmente vuol dire che loro devono dire perché io non rappresento più il Movimento 5 Stelle. Io in questo momento al Consiglio Comunale di Napoli, come me chi è nei consigli comunali o regionali, è stato eletto con una lista col simbolo Movimento 5 Stelle. Ma chi può utilizzare, chi può depositare il simbolo per la lista elettorale alle comunali? Questo ce lo deve dire qualcuno, non dobbiamo dirlo noi. Noi abbiamo un percorso che stiamo facendo. Se questo percorso, come ha detto qualcuno, ci viene impedito, ci devono dire perché si deve essere impedito. E devono dare delle motivazioni, prima di tutto politiche e seconda cosa legali. Cioè dice perché un portavoce eletto con una lista che ha un mandato fino a ottobre non può rappresentare il Movimento 5 Stelle? Io ho messo oggi la maglietta perché io sono questa roba qua da 15 anni, prima come Meetup e dal 2009 come Movimento 5 Stelle. Se non è più c'è in tribunale per avere il simbolo incontro a una battaglia legale. Noi abbiamo sempre detto, e l'ha detto e ripetuto prima anche la consigliera Muscarà, che penso che debba prevalere un altro ragionamento e non certo quello legale. Il ragionamento legale sul simbolo non lo fanno certo gli attivisti o dei portavoce locali, lo sapete, il simbolo è in mano a due persone, che sono Luigi Di Maio e Davide Casaleggio, e quindi ogni eventuale controversia la devono risolvere loro, che sono i titolati a farlo questa cosa. E Di Maio ha dichiarato che per l'alleanza, quindi il simbolo è dentro quell'alleanza. Lui può dichiarare formalmente... Ma non c'è il simbolo, l'hai detto tu. Il simbolo in questo momento, ripeto, c'è un giudice di Cagliari che dice che il Movimento 5 Stelle non ha né capo politico né direttorio e che deve essere tutto votato su Rousseau, che è l'ultima cosa che era da statuto. Quindi è una battaglia che è nazionale, non è locale. Io sto dicendo che a livello locale noi insieme agli attivisti vogliamo vedere fin dove si può arrivare a dire siamo noi 5 Stelle. Questa è la verità. Se non dovesse avere un vostro candidato, potreste convergere su quelli già in corsa? Maresca, Bassolino, Clemente, Gianmarino? Saremo ancora più chiari. Il Movimento 5 Stelle, tutte le persone che stanno qua oggi, è un anno e mezzo che fanno un percorso no alleanze. Questo significa che o si corre da soli o non si corre, forse non è chiaro. Si corre da soli con quel programma che è stato costruito dai cittadini da un anno e mezzo. Ed è il programma che era nel 2016, che è stato rivisitato, e quel programma del 2016 i consiglieri comunali, i consiglieri municipali, portavoce nelle istituzioni, l'hanno già portato avanti con mozioni, interrogazioni, emendamenti, ordini del giorno, proposte in aula, alcune anche recepite e la maggior parte bocciate, perché ovviamente il nostro programma, che va per i cittadini, si scontra contro chi invece fa parte di un sistema e non gli interessa i cittadini ma il sistema. Ma noi in aula abbiamo portato il programma del 2016 e vorremmo continuare a portare il programma del 2021 nelle istituzioni. Questo è il Movimento 5 Stelle. Un'altra roba, sono quattro amici al bar, il pacco per Napoli. Questa gente non sta parlando di Napoli, sta parlando di un accordo politico nazionale, ma nessuno parla di un programma, nessuno spiega dove sono la mala gestione di Napoli, nessuno vi dice che il carro attrezzi a Napoli, il mancato ricavo è quasi 4 milioni di euro all'anno per 10 anni di De Magis, è un buco di 40 milioni di euro, che assommato a tutti gli altri arriviamo a 300 milioni di euro, che è esattamente la rata che vogliono mettere del patto per i sindaci e il salva Napoli. Ma di che stiamo parlando? Ci abbiamo 40 milioni lì, 40 milioni sui cimiteri di danno erariale con delle sentenze della Corte dei Conti e degli amministratori che dovranno pagare, 350 milioni del fallimento di Bagnoli Futura. Ma di cosa vogliamo parlare? L'illuminazione, stanno rubando i soldi e faremo un esposto alla Corte dei Conti e in procura. Di cosa vogliamo parlare? Ma voi lo sapete che il caro attrezzi, il capo dei vigili, si rifiuta di venire in convenzione lunedì perché hanno dato incomodato gratuito 17 autogru del comune e fino a ieri non funzionavano. Adesso magicamente funzionano e il comune gli regala una ditta privata per fare il servizio e guadagnare 4 milioni di euro. Questi signori non lo dicono, il signor Manfredi deve 65 milioni di tassa dei rifiuti al Comune di Napoli, 45 milioni da Equitalia, 24 al Comune. Andate a leggere il bilancio della Federico II quanto c'è in uscita nel Siope per smaltimento di rifiuti solidi urbani, andate a vederlo. Lo sapete che la Federico II non può fare convenzioni col Comune e le fa fare alla Vanvitelli perché non è in regola col programma 100? E il signor Manfredi parla di della tassa dei rifiuti, rifiuti solidi urbani, perché non l'ha mai pagata. Però lui parla di debito del Comune di Napoli da estinguere. Cominci lui a pagarlo, che è uno dei maggiori 10 evasori della Tari, è stato dichiarato in aula dall'allora
assessore al bilancio Panini, che l'ha dichiarato anche, io c'ero in udienza pubblica alla Corte dei Conti, l'ha dichiarato davanti ai giudici della Corte dei Conti, la Federico II sono 10 anni e non ci paga un centesimo di tasse dei rifiuti. Ma di cosa stiamo parlando? Anche ti volevo chiedere una cosa, andando oltre, diciamo, tutto quello che hai detto, quindi a livello politico, no? Il Movimento 5 Stelle, diciamo, va avanti in questa alleanza, no? Dopo, cioè, questa cosa che avete fatto oggi e anche quello, diciamo, che poi sta succedendo in Italia, porterà comunque a una lista per le comunali? Cioè, avete, immagino ne avete già ragionato, ne avete parlato tra di voi, cioè, c'è poi alla fine, diciamo, questa cosa partorirà poi comunque un candidato, una lista? Noi faremo passo a passo, è evidente che l'abbiamo ripetuto, se non ci metteranno nelle condizioni di poter rappresentare ancora il Movimento 5 Stelle, ognuno prenderà la sua strada, prenderà la propria posizione politica e di vita e decideremo tutti insieme se ci sono le condizioni per comunque continuare quel percorso che è stato interrotto da parte di qualcuno che mentre noi invece vogliamo continuare a percorrere. Quindi si dovrà vedere poi i modi ed eventualmente i tempi con i quali percorrono, cioè se ci saranno le condizioni si deciderà a tutte le persone che stanno facendo questo percorso se andare avanti lo stesso o pensare che non c'è una terza via. Noi pensiamo di andare avanti lo stesso, quindi poi si deciderà insieme. Scusate,